Parliamo di arte in questo spazio approfondimento, arte contemporanea, perché per tutto il mese di giugno e di luglio a Matera presso il Montmartre Gallery, con un appuntamento a settimana, si sono tenuti dei laboratori che sono andati sotto il nome di Laboratorio Arte del Divertimento, percorsi ludici e didattici rivolti ai bambini dai 4 ai 9 anni per conoscere l'arte contemporanea in modo diverso e libero. Dei laboratori a cura dell'artista Elisa Laraia, che vi presenteremo tra qualche istante, con la collaborazione di Wikipedia su Potenza e Montmartre Gallery appunto su Matera, delle realtà innovative in tal senso. Elisa Laraia, artista contemporanea di Potenza, inizia il suo percorso nel 1999 proprio sull'arte contemporanea e si concretizza in ambito nazionale e internazionale con diverse importanti gallerie come la Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo, Sarajevo, la 14ª Quadriennale di Roma e la Biennale di Venezia ed altri appuntamenti. Come avrete visto già dalle inquadrature, Elisa Laraia è qui con noi, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ben trovata. Grazie a voi. Un appuntamento importante perché è un appuntamento, quello che andiamo a descrivere, che si è concluso ieri con l'ultimo laboratorio, che è didattico, arte contemporanea ma vista dal punto di vista didattico, perché si rivolge ai bambini. Assolutamente sì, l'arte del divertimento nasce da una esigenza fondamentale, quella di creare sul nostro territorio sempre maggiori possibilità per i bambini di entrare a contatto con questo mondo che io ritengo essere assolutamente meraviglioso, che è quello dell'arte contemporanea. Come si può partire quando si incontra un bimbo che, dicevamo, dai 4 ai 9 anni per parlare di arte? Preferisco cominciare a spiegare quella che è l'arte contemporanea riferendomi al concetto primo della capacità dell'arte visiva di raccontare delle storie. Sono i bambini di questi appuntamenti che sono sempre stati estremamente entusiasti di essere protagonisti di momenti di conoscenza ad essere i primi ad avere la necessità, secondo me, secondo il Montmartre Gallery, secondo Wikipedia, di avere conoscenza nuova che gli permetta di leggere la realtà in modo assolutamente diverso. Un percorso che, come abbiamo detto, ha avuto non soltanto Matera come luogo, ma anche Potenza. È importante ricordare Potenza per fare il bilancio di questa esperienza, perché su Potenza siete partiti con i ragazzi un po' più grandi, diciamo così. Noi siamo partiti a Potenza in un momento diverso, siamo partiti nel momento invernale, quando i bambini, i giovani, hanno scelto di venire a visitare il Wikipedia e di lavorare insieme a noi su queste tematiche. Io ho fatto uno studio estremamente approfondito per far sì che ai bambini potessero essere di volta in volta, per ogni appuntamento, presentati degli artisti che nella loro ricerca hanno scelto di avere una visione di coinvolgimento forte e molto diretta, sia per concetti espressi, sia per dal punto di vista proprio estetico, visivo, più legate ai bambini. Una esperienza importante, ripeto, che serve ad alfabetizzare i nostri giovani, proprio alla conoscenza di un'arte che purtroppo in questo territorio noi non riusciamo a vedere quotidianamente. Ecco, se vogliamo spiegare, diciamo, anche a chi ci ascolta, che cos'è l'arte contemporanea, in che cosa si differenzia rispetto all'arte di cui fruiamo, diciamo così, più frequentemente nei musei. La definizione di arte contemporanea è vastissima.
in quanto l'arte contemporanea, che è l'arte che si fa in questo preciso momento storico, quindi che non ha ancora, tra virgolette, una sua definizione, perché appartiene all'oggi, quindi si fa in questo momento, nel momento contemporaneo, il concetto su cui si basa il lavoro che noi facciamo con i bambini, l'idea della contemporaneità è il media attraverso il quale noi possiamo utilizzare, non lo so, fotografia, installazione. Abbiamo con i bambini esplorato delle bellissime opere di artisti che si occupano di grandissime installazioni come la McAdam, come la Kusama, come Miyazaki con i suoi cartoni animati, come Murakami, insomma tanti artisti che hanno una sensibilità estremamente forte nei confronti dei bambini. E loro insomma hanno, voi avete cercato di insegnare ai bambini l'arte contemporanea sicuramente con delle metodologie didattiche. Ecco, come ci siete riusciti? Come avete cercato di far arrivare sempre questi messaggi ai bambini? Noi abbiamo fatto due incontri di presentazione proprio all'apertura di questi laboratori che erano rivolti agli adulti, cioè ai loro genitori, proprio per spiegare che ogni volta, ogni appuntamento dell'arte del divertimento è dedicato al racconto di una storia. Il racconto della storia di quell'artista in particolare che noi scegliamo, di quel filone artistico che noi abbiamo individuato come capace di entrare nella conoscenza di un bambino. Per esempio oggi noi parleremo di street art, quindi di un tema abbiamo scelto per l'ultimo appuntamento, che sarà solo l'ultimo appuntamento di questa stagione, perché il progetto intende far partire da settembre sia sulla città di Matera che sulla città di Potenza dei laboratori settimanali che possano creare un percorso completo rispetto alle infinite possibilità di parlare di arte contemporanea. Perché è importante conoscere l'arte contemporanea? Sarebbe importante sia per le persone più grandi che per i bambini avere a disposizione una molteplicità di eventi e di musei capaci di farci fruire delle esperienze, delle letture della realtà sempre nuove e capaci di darci spunti. Noi ci troviamo in questo momento ancora in una fase di educazione, se vogliamo dire, del nostro pubblico, quindi è fondamentale partire da coloro che purtroppo non possono avere contemporaneamente in questo momento la possibilità di visitare tantissime mostre. Sarebbe diverso vivere a Londra, sarebbe diverso vivere a Milano. Noi siamo qui in questa Basilicata che va verso il 2019, soprattutto se pensiamo a Matera, ma pensiamo ad una candidatura collettiva, una realtà collettiva. È importante avere gli strumenti e questo è il metodo che noi abbiamo pensato di utilizzare. Ogni lezione, ogni momento, ogni incontro dell'arte del divertimento è caratterizzato da un momento di racconto che viene espletato attraverso la lettura di una serie di immagini. Nella presentazione che abbiamo fatto per gli adulti, per i genitori, c'erano 560 immagini e noi abbiamo fatto scorrere sui nostri tramite videoproiezioni, proprio per far capire che lo stimolo che viene dato al bambino attraverso la lettura di un'immagine nuova è una spiegazione che ha a che fare con la storia, con qualcosa di misterioso, con un racconto vero e proprio. Hai una commissione giusta per coinvolgerli, per farli divertire e per accrescere la loro cultura. Ecco, e a fronte di questi messaggi, diciamo così, decodificati della realtà da parte di artisti che voi poi di rimando avete comunicato ai bambini, ma anche ai genitori, qual è la domanda più curiosa che è arrivata da qualche bambino, da qualche genitore? Osservazione. A me piace molto, quando guardiamo delle immagini, vedere lo sguardo stupito di alcuni piuttosto che di altri. L'arte non è un qualcosa che piace allo stesso modo a tutti.
tutti, ci vuole necessariamente una capacità di lettura. Allora è quella che noi andiamo a dare tramite questi laboratori, cioè una capacità di lettura, anche una capacità di dire ok, questo tipo di opera è un'opera che mi piace, quindi mi riempie, oppure non mi piace, preferisco un'altra tipologia. Noi partiamo dal mappamondo. Ogni volta che cominciamo un appuntamento dell'arte del divertimento siamo di fronte alla mappa del nostro mondo e da lì noi ci spostiamo attraverso da dove siamo a dove sono gli artisti o dove sono le opere degli artisti che noi andiamo ad approfondire di volta in volta. Quindi è un viaggio nel mondo, con uno sguardo molto più lungo rispetto all'ambito preciso dell'arte. Assolutamente, perché poi insomma le diverse sensibilità hanno delle sfumature, diciamo così, geografiche diverse a seconda della zona da cui arrivano e possono essere lette diverse anche dall'utente, insomma certo, l'utente di una zona può leggerlo diversamente da un utente di un'altra zona. Ecco, si parlava anche di laboratori che riprenderanno, il percorso continua a settembre, in che cosa si differenzieranno rispetto a quelli di giugno e luglio? Allora, ogni laboratorio è differente dall'altro. Si differenzierà la dimensione del percorso, cioè il fatto che avremo la possibilità di mese in mese di andare ad esplorare una branca specifica dell'ambito dell'arte, in modo da avere uno sguardo sempre più consistente, sempre più globale su quello che è la tematica dell'arte contemporanea che noi decliniamo con il divertimento. Bene, io per il momento ringrazio Elisa Laraia per quanto ci ha detto, continueremo ovviamente a seguire gli appuntamenti di Laboratorio Arte del Divertimento che si è concluso, ripetiamo, ieri con l'ultimo appuntamento presso Montmartre Gallery, quindi grazie per essere stata con noi e grazie, ci diamo appuntamento al prossimo Laboratorio Arte del Divertimento. Grazie ancora, linea alla regia.